Buongiorno ragazzi, benvenuti. Questa è la lettura per il segno del Sagittario per il mese di novembre. È una lettura generica, quindi potrebbe non risuonare con tutti, ma in questo caso vi consiglio di guardare le letture del vostro ascendente o della vostra luna. Se volete invece una lettura privata o una sessione di life coaching, inviatemi un'email a vocidagliangeli@gmail.com. Allora, energia generale per voi per il mese di novembre è quella del Papa rovesciata. Questa carta del Papa rovesciata intanto mi fa pensare, mi fa venire da ridere perché mi fa pensare a una mia amica del Sagittario che il mese scorso è finita a testa sotto con la macchina, però vabbè, sta bene, quindi tutto a posto. Ma a parte questo, il Papa rovesciato rappresenta qualcuno che si sente sottovalutato o disapprovato addirittura. Qualcuno che ha voglia di agire a modo suo e quindi di non seguire un po' troppo le regole imposte, il che non necessariamente è un male, come dico sempre, a volte le regole sono sbagliate, quindi trasgredirle è un obbligo morale. Ma al di là di questo, potrebbe anche trattarsi di qualcuno che magari per orgoglio fa fatica a chiedere aiuto, chiedere sostegno degli altri, e forse magari è proprio questo che dovrete imparare nel mese di novembre, cioè dovrete imparare a affidarvi e chiedere aiuto all'esterno, o magari dovete imparare appunto come comportarvi nel momento in cui decidete di seguire le vostre personali regole e di non ascoltare quelle imposte da fuori. Vediamo. Allora, questa intanto è la vostra colonna, questa è per il vostro partner o la persona che frequentate. Vi ricordo però che a volte le colonne si invertono, quindi voi potete rivedere voi stessi da questo lato e il vostro partner qui, il che significa che la lettura corrisponde all'opposto di quello che io sto per dirvi. Dunque, intanto, come voi vedete il vostro partner come un 6 di spade, dunque ecco un momento di allontanamento, ecco un momento di separazione, non necessariamente fisica, ma anche piuttosto mentale o emotiva. Magari è un momento nel quale vi sentite particolarmente distanti, sentite il bisogno che l'altra persona sia più vicina, ma in effetti per qualche motivo non c'è. Cosa infatti provate per questa persona è un 4 di denari. Chiusura. Siete emotivamente e mentalmente chiusi nei confronti di questa persona. Sembra che vi siete talmente tanto abituati a non avere quello che desiderate che ormai avete pure rinunciato ad averlo, e quindi ecco che vi viene voglia di fare le cose di testa vostra. Sì, in linea di massima qui stiamo parlando di un momento nel quale c'è poca comunicazione, o comunque se si comunica non lo si fa con il cuore. Vediamo l'altra persona come vi vede, come il giudizio. Quindi ecco che l'altra persona riconosce che voi state attraversando un momento di cambiamento, un momento di scelte, decisioni, cambiamenti, trasformazioni. Questo è un momento nel quale potete dare un'altra opportunità a qualcosa, a un qualcosa che magari non è andato, ed ecco che c'è l'occasione per farlo rinascere, questo qualcosa che non è andato, oppure per decidere definitivamente di chiudere questo qualcosa. Quello che prova per voi questa persona è un 5 di coppe. In effetti questa persona non riesce a vedere quello che di buono c'è. È come se fosse più focalizzata su quello che manca che non su quello che c'è. Cioè, i sentimenti sono qui. I sentimenti sono alle spalle di questo personaggio che in realtà sta guardando 3 coppe vuote. E quindi è come se questa persona si focalizzasse più su altro e non sulle emozioni, sulla complicità, sul rapporto di coppia, e questo focalizzarsi su altro lo porta ad essere insoddisfatto, a non essere contento di quello che ha, perché non vede in realtà quello che ha. Come voi intanto vedete voi stessi come un 6 di denari rovesciato, ecco che è arrivato il momento di smetterla di dare troppo. Perché qualcuno di voi con questo 6 di denari rovesciato si è proprio stufato di dare troppo, si è stufato di fare più di quello che gli spetta, di dare più di quello che riceve. Ed ecco che mettete un bel punto e cambiate strategia. Mentre invece per qualcun altro si tratta di un momento di egoismo, ecco, o un momento di sano egoismo o un momento di non sano egoismo, ma comunque si tratta di un momento in cui siete chiusi, avete bisogno di focalizzarvi su di voi e concentrarvi su di voi. Quindi qualunque sia la ragione per cui vi sentite di fare questo,
È comunque una fase che dovete attraversare, a quanto pare, per poi evolvere, per poi trasformare tutto in qualcos'altro. Come l'altra persona vede se stessa come un diavolo rovesciato. In effetti, questo distacco è reciproco, perché anche l'altra persona sembra leggermente distaccata per quanto riguarda le emozioni, per quanto riguarda, cioè, ecco. È come un momento di riassestamento nel quale si mettono in dubbio varie cose e si cerca di definire una nuova posizione. Cosa intanto voi potete fare o dare è rinunciare, sicuramente, rinunciare a quel qualcosa che non può esserci, a quel qualcosa che non potete avere, che magari chiedete da tanto, ma avete visto che non è realizzabile, ed è per questo che avete in effetti bisogno di riflettere, riflettere seriamente su cosa volete e soprattutto trovare in voi la capacità di, trovare in voi la capacità di cambiare, di trasformare. L'altra persona, quello che può fare è un eremita rovesciato, quindi accettare la separazione, accettare l'allontanamento, accettare le differenze che stanno per sbocciare nella relazione, i cambiamenti. Accettare magari che voi in questo momento siete più focalizzati su voi stessi che non su di lui o lei. Accettare che potrebbe non esserci una fluida comunicazione. Accettare che avete bisogno di riflettere e di prendervi i vostri spazi o il vostro tempo ed essere meno generosi. Come intanto voi vedete il rapporto come un 9 di bastoni? A quanto pare voi siete proprio stanchi di questi cambiamenti che non arrivano, perché un 9 di bastoni è una persona che resiste, 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 ma manca poco per mandare tutto al diavolo. Ovviamente non significa necessariamente mandare al diavolo la relazione, però significa mandare al diavolo certe dinamiche o certe necessità degli altri o certe cose vostre. Comunque, ecco, siete stanchi e questo resistere vi sta indurendo. La relazione sembra indurita, sembra inaridita, sembra non progredire. In realtà invece sta progredendo, perché proprio in questo momento nel quale forse vi sembra di non avere fatto passi in avanti, invece state proprio adesso facendo dei passi in avanti, perché adesso state mettendo in dubbio un po' tante cose e state creando soprattutto le condizioni estreme per cambiare queste cose. Quindi non sempre è un male quello che accade, non sempre le separazioni sono negative, anzi, a volte sono veramente utili perché possono poi portare a tantissimi cambiamenti. Cosa vorreste? Vorreste un 7 di bastoni rovesciato, vorreste che venissero tolte delle barriere, tolti dei paletti, vorreste probabilmente più complicità, più intimità o più comprensione, più apertura. L'altra persona vede il rapporto come un 3 di denari rovesciato e vorrebbe un 8 di spade. Allora, esatto, comunque non è un momento per pensare a come sviluppare quello che c'è, no, è un momento per pensare a cosa cambiare. Quindi l'altra persona sa di non poter costruire sui mattoni già messi, ma semmai bisogna andare a vedere se i mattoni sono stati messi bene e poi eventualmente dopo costruire. Quindi c'è questo momento di blocco, ok, vedremo come si evolverà. Intanto gli angeli vi dicono di avere fede, perché la fede muove le montagne e tempera gli spiriti. E in effetti è così. Se voi siete convinti in questo momento di avere bisogno di focalizzarvi su voi stessi, e io sono d'accordo perché secondo me è così, fatelo, abbiate fiducia nel fatto che per arrivare a un cambiamento un minimo sforzo purtroppo va fatto. E se non si fanno sforzi, poi si arriva a momenti particolarmente tesi. Ad ogni modo, se volete una lettura privata e volete conoscere meglio la vostra situazione o le evoluzioni future, inviatemi un'email. Se volete una sessione di coaching per avere qualche consiglio su come gestire quello che accade, idem, l'indirizzo email è vocidagliangeli@gmail.com. Altrimenti ci vediamo alla prossima lettura.